Gloria a Dio, voglio continuare a raccontarvi le grandi meraviglie che il Signore ha fatto all'inizio della mia conversione, della chiamata che il Signore ha rivolto alla mia vita. Gloria al Signore. Vi dicevo che nella prima parte, vi raccontavo che quando il Signore arrivò nella mia vita, mi mise un grande desiderio di parlare di Lui subito. Amen. Nel luogo di lavoro, nella casa dove abitavo con mio cugino, per le strade. E la potenza dello Spirito Santo, posso dire, mi investì, come dice la parola. Io non potevo, fratelli, sorelle, non potevo tacere, ma dovevo raccontare a tutti la grandezza del nostro Dio. Iniziai a farlo nel lavoro, addirittura anche dal lavoro mi cacciarono in poche parole per causa della fede, ma io continuavo a testimoniare di Cristo con una gioia, con una fede inesauribile. Gloria al Signore. Vi racconto, pochi mesi dopo la conversione, se non sbaglio, poche settimane, io lavoravo in un altro posto. Lavoravo in un ristorante italiano, facevo le pizze, lavoravo come pizzaiolo, possiamo dire. E mi ricordo che io, anche lì, per la gloria di Dio, iniziai subito: Padre, guidami a raccontare le tue meraviglie. Amen. Come dice il Salmo 66, venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio, e io vi racconterò quello che Egli ha fatto per l'anima mia. Salmo 66, 16. E iniziai subito a parlare di Cristo anche in quel ristorante italiano, in un quartiere, diciamo così, ricco di Montreal, dove abitavo in Canada. E subito iniziavo a parlare ai camerieri, li evangelizzavo, li parlavo di Gesù, della salvezza, della Bibbia. Oh, gloria a Dio! A volte i camerieri venivano, non so, a chiedermi una pizza, rimanevano 5 minuti a ascoltare la parola del. Dio mi guidava in quei, chiamiamoli così, quei flash evangelistici in mezzo al lavoro, fra una pizza e l'altra. Un cameriere arrivava, gli parlavo di Gesù, arrivava l'altro, gli testimoniavo. C'era sempre l'occasione, cioè Dio in quel momento mi dava la grazia di prendere spunto. Da qualsiasi cosa veniva, Dio mi dava lo spunto per testimoniargli di Cristo. Mi ricordo che in quel ristorante sotto, nella parte di sotto dove c'erano diciamo i lavapiatti, gloria a Dio, questi lavapiatti e aiutanti del cuoco, aiuto cucina, diciamo così, erano quasi tutti arabi, musulmani, abitavano lì in Canada e loro pulivano le verdure, preparavano le insalate, eccetera, eccetera. E io a volte andavo in bagno. Gloria a Dio, mi ricordo che gioia, fratelli, in quei primi tempi della conversione, ma ancora oggi deve essere così. Se Cristo vive in noi, oggi noi dobbiamo avere più zelo di prima, più fuoco, più unzione di prima, perché Cristo, alleluia, la sua presenza vuole crescere dentro di noi giorno per giorno. Cioè oggi, fratelli, se tu sei convertito da 10 anni, oggi devi avere più forza di 10 anni fa, più conoscenza di 10 anni fa, più zelo di 10 anni fa, che il Signore ci aiuti, amen, a perseverare nel primo amore. Il primo amore non è solo per i nuovi convertiti. Io voglio avere lo stesso fuoco che avevo 10 anni fa, lo stesso zelo, lo stesso amore, anzi di più, perché la Scrittura dice che il Signore ci trasforma di gloria in gloria, di gloria in gloria. Noi dobbiamo crescere, noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo perseverare. Amen? Dobbiamo essere gioiosi al di là delle prove, delle difficoltà. Guardate, io avevo una gioia inesauribile, ineffabile, una gioia che nessuno mi poteva rubare. Eppure mio cugino, che io gli parlavo di Gesù, mi cacciò fuori di casa, non voleva che io parlavo di Gesù in casa sua, mi ospitava, ma poi mi cacciò fuori, perdetti dei lavori per causa della fede. Ma il Signore mi dava una gioia,
Oh, la sua presenza mi ricolmava, mi ripagava, mi riempiva, mi saziava completamente, fratelli. E questo deve essere nella vita dei veri figliuoli di Dio. Infatti è scritto, amen, che i primi discepoli, pur essendo perseguitati nella prova, nelle avversità, nelle tribolazioni, loro avevano gioia ed erano ripieni di Spirito Santo. Oh Signore, facci sperimentare ogni giorno questa gioia. Dai gioia a quel fratello che è triste, che sta guardando il video. Dagli gioia in questo momento, togli i suoi pesi. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, scendi, scendi con potenza sopra quella sorella che è afflitta, Signore, perché io so che qualcuno guarderà questo, ascolterà questa parola. Non è un caso. Toccali, Padre, rinnovali nel nome di Gesù in questo momento. Penetra con potenza, coi fiumi di acqua viva, Signore, rinnova in loro la gioia della salvezza. Signore, per la tua gloria, per la tua misericordia, tu sei il Dio della bontà. Ti prego, fortifica gli stanchi, gli abbattuti, nel nome del Signore. Amen, così sia. Amen. Ricevi forza, sorella, ricevi forza. Dai gloria a Dio, dai gloria a Dio. Ricevi forza nel nome di Gesù. Non ti sgomentare, ricevi forza. Perché l'Eterno, alleluia, il Dio onnipotente, grande, tremendo, è il tuo Dio, il nostro Padre. Oh, che gioia, alleluia. Come Dio mi ha messo in questi cuori di Dio, in questi giorni di dire questa frase. Noi non dobbiamo essere tristi. I veri credenti devono essere gioiosi. È il diavolo che deve essere triste. Il diavolo è distrutto. Il diavolo è condannato. Il diavolo è sconfitto. Lui deve essere triste. Ma tu e io dobbiamo gioire nell'Eterno. Amen. Dobbiamo rallegrarci nel nostro Dio. Alleluia. Così dice la parola. Fratelli, io ringrazio Dio che mi ha rinnovato una gioia nel mio cuore in questi periodi. Dopo il, diciamo, posso dirlo con certezza, dopo che sono tornato da Napoli, ho avuto una grande gioia. Non è che prima non ce l'avessi, ce l'avevo, gloria a Dio. Da quando Gesù è arrivato nella mia vita, ho una grande gioia, la gioia della salvezza. Ma posso dire, quando noi ci mettiamo a disposizione, al servizio del Signore, e seguiamo la guida dello Spirito Santo che ci guida a servirlo, la gioia si moltiplica. Qual è il problema di molti credenti moderni che, siccome non servono il Signore, non hanno la gioia? Sono appesantiti, tribolati, si lamentano, pieni di preoccupazioni perché non si dedicano a servire il Signore. Ma io ti posso dire nel nome di Gesù, quando tu servi il Signore, ti metti a sua disposizione, ti metti nelle sue mani, ti fai guidare da Lui per servirlo, tu troverai una grande gioia. Oh, alleluia! È la potenza, la forza, l'unzione dello Spirito Santo si moltiplicherà nella tua vita. Sperimentalo, è la verità. Servi il Signore come Lui ti guida. Metti la tua vita a sua disposizione. Questo vuole il Signore. E vi racconto che in quei primi tempi io lavoravo nel ristorante, spesso andavo in bagno, mi ricordo, andavo giù, mi prendevo 5 minuti di pausa e avevo un Nuovo Testamento sempre in tasca, un piccolo Nuovo Testamento, piccolo ma grande, alleluia. E appena avevo 5 minuti di pausa andavo in bagno a leggere, a ricaricarmi, diciamo così, a riempirmi, mi inginocchiavo nel bagno, alzavo le mani e pregavo, invocavo e glorificavo il nome del Signore, il nome di Gesù Cristo. Fratelli, leggevo qualche versetto, ero in bagno nella pausa, pregavo, invocavo e l'unzione dello Spirito Santo scendeva potentemente su di me. Per la gloria. Ero appena convertito. E uscivo da quel bagno pieno della luce di Dio, che quando uscivo fuori, questi arabi, questi musulmani mi guardavano sbalorditi, loro, pur essendo nel buio, sentivano, vedevano qualcosa di particolare che era nella mia vita. Loro non capivano, ma era lo Spirito Santo che brillava, che risplendeva. E io iniziavo a parlare di Gesù a questi musulmani. Ero appena convertito. Li evangelizzavo, li parlavo di Cristo,
dovevo testimoniare, come dice la scrittura, a tempo e fuori di tempo. E un'unzione scorreva come fiumi di acqua viva. Vi ricordo un giorno mentre ero in quel ristorante, io lavoravo nella, diciamo così, nella parte della pizzeria dove facevamo le pizze, e dall'altra parte c'era la cucina, e spesse volte io dalla pizzeria mi trasferivo alla cucina ed evangelizzavo il cuoco. Mentre il cuoco faceva gli spaghetti, io gli parlavo di Gesù. Ovviamente era un cuoco italo-americano, un italiano, e lui ascoltava, gli parlavo del Vangelo, di Gesù. Mi ricordo che un giorno il cuoco mi disse: "Sai, e ti voglio dire, nel mio giardino ho delle statue, delle statue della Madonna." Lui mi disse: "Ma sono giuste queste?" E io, appena convertito, gli parlavo, Dio mi metteva le parole contro l'idolatria, contro le menzogne del Vaticano, della religiosità fasulla, e Dio mi guidava. Gesù è l'unica salvezza, Gesù è spirito, Gesù vuole entrare nel tuo cuore, vuole salvarti, vuole illuminarti. E questo cuoco ascoltava, spesse volte mentre lui era con le padelle nel fornello, nel forno, nelle fiamme, diciamo così, cucinava gli spaghetti. Io lo vedevo con le lacrime agli occhi che ascoltava l'Evangelo. So che in quel periodo Dio, alleluia, per la sua gloria, ha lasciato tanti semi della sua parola in tanti cuori. Sono certo che molti si sono convertiti a Gesù Cristo. Sono certo di questo. Perché noi seminiamo, noi annaffiamo, uno semina, l'altro annaffia, ma è Dio che fa crescere e a Lui sia la gloria. Vi racconto che un giorno, mentre lavoravamo in quel ristorante, gloria a Dio, il Signore mi dava grazia di testimoniare, di evangelizzare. Mi ricordo che un giorno, dentro la cucina, ascoltate cari, ci fu una contaminazione alimentare, cioè, vi spiego rapidamente, in un tagliere qualcuno tagliò del pesce mischiandolo con del pollo, e questa misturanza, questo miscuglio di questi due tipi di carne, cioè pesce e pollo, causarono o provocarono un'infezione, una contaminazione alimentare. E mi ricordo che tutti ne furono colpiti da questa specie, non so come definirlo, virus. E le mani dei cuochi si gonfiarono, a un altro le si gonfiò la faccia, gli veniva una specie di febbre. Tutti furono colpiti da questa infezione alimentare. Erano così, toccati da questo virus, da questa infezione. Gli si gonfiarono le mani, la faccia. L'unico, per la gloria di Dio, alleluia, che non fu colpito da questa, diciamo così, contaminazione alimentare, fui io, e io ero lì contento, gioioso, ero normale, non avevo nulla, e tutti gli altri rimasero sbalorditi. E fu una grande testimonianza. Io sono certo, fratelli, io ero appena convertito, ma lo Spirito Santo agiva con potenza nella mia vita per la gloria del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E vi racconto, carissimi, per incoraggiarvi nel nome di Gesù, vi racconto che mentre tutti gli altri avevano le mani gonfie, non so, la faccia gonfia, avevano qualche sintomo di questa contaminazione, l'unico che era normale, ero in salute, in forma, ero io, per la gloria e i camerieri tutti rimasero sbalorditi, e io gli parlavo di Gesù: "Vedete che il Signore è grande, vedete che il Signore ci protegge, credete. Alleluia, avvicinatevi a Gesù Cristo, leggete la Bibbia." E Dio mi dava delle parole ed evangelizzavo tutti nel ristorante, cuochi, camerieri, fornitori, e la gloria del Signore si manifestava. E io avevo una grande gioia, fratelli. Tutti i miei pesi, le preoccupazioni scomparivano quando parlavo di Gesù, e ancora oggi avviene. Quando tu parli di Gesù, i tuoi problemi, i tuoi pensieri, i tuoi pesi scompaiono. Perciò, fratello, prendi forza, alleluia, nel nome di Gesù e parla del tuo Signore. Se tu veramente sei un credente, devi parlare del Signore, perché è scritto negli Salmi: "Io ho creduto, perciò ho parlato. Ho creduto, perciò ho parlato." Se veramente hai fede in Gesù, hai creduto in Gesù, devi parlare di Gesù,
Non parlare di altre cose. Nel tuo lavoro non parlare delle partite di calcio. Non parlare della crisi. Non parlare cose inutili dei film, della televisione. Che film hai visto ieri sera? No, lascia queste cose. Parla di Gesù. Amen. Parla di Cristo e sarai riempito della gioia che viene dallo Spirito Santo. Queste meraviglie fa il Signore e di queste meraviglie io sto parlando nel nome di Gesù e tramite la grazia dello Spirito Santo, per incoraggiarvi, fratelli. Lo scopo di queste registrazioni è glorificare, ringraziare il nostro Padre Celeste e incoraggiare coloro che ascolteranno. Amen. Vi racconto che un giorno, una sera, quando arrivai al lavoro, lavoravo ancora in quella pizzeria. Un giorno, mentre preparavo le cose per il servizio, arrivò il titolare, il padrone del ristorante, un uomo alto, un italo-americano, tipo quelli che si vedono nei film, diciamo così. E questo uomo mi disse: ragazzo, ho saputo che mentre lavorate tu parli di religione, parli di cose strane, ho sentito dire che tu da diversi giorni stai parlando qui nel lavoro, stai parlando, e lui mi disse: io non voglio che parli di queste cose. Questo uomo, un uomo alto, mi minacciò praticamente. Mi disse: guarda, se tu parli di queste cose, tu te ne devi andare. Devi parlare qui, non puoi parlare. Mi minacciò, mi disse: puoi parlare di qualunque cosa, ma non parlare di religione qui. E lo Spirito Santo in quel momento mi incoraggiò, mi rafforzò. Io alzai lo sguardo, lo guardai e gli dissi: guardi, voglio dire, io non parlo di religione, parlo di Gesù. Alleluia. Mi ricordo, quell'uomo aprì gli occhi, rimase sbalordito. Gli disse: io sto parlando di Gesù. Gli disse: e nessuno mi può far tacere. Nemmeno lei mi farà tacere. Io devo parlare di Gesù. Ero appena convertito, fratelli. Sentivo un fuoco dello Spirito Santo. Alleluia! E gli iniziai a parlare perfino al padrone del ristorante. Io gli dissi: guardi, io non sto parlando di religione, parlo di Gesù. Gesù è la vita, è la salvezza, è la speranza. Lui ha cambiato la mia vita. Anche lei lo deve conoscere. E quell'uomo si irritò al punto che mi ricordo, fratelli, la stessa sera. In poche parole, mi disse di andarmene via da quelle pizzerie, da quel luogo. E io me ne andai. E io vidi che nella faccia dei compagni di lavoro, del cuoco soprattutto, e dei camerieri, loro erano tristi che me ne andavo da quel luogo, perché la parola stava facendo effetto nella loro vita. Ma sono certo che il Signore ha continuato a operare in quegli uomini. Amen. Oh, alleluia, sia benedetto il nome del Signore. E mi ricordo, fratelli, sorelle che ascoltate, gloria a Dio, quella sera me ne andai da quella pizzeria, anche se mi avevano licenziato, mi avevano buttato via, diciamo così, perché non volevano, il titolare, il padrone del ristorante, non voleva che parlassi di Cristo. E lui mi disse: allora vattene via. E io me ne andai. E dissi: guardi, non è lei a mantenermi, ma è il Signore che mi mantiene. Alleluia. Gli dissi che Dio lo benedica e me ne andai, guardate fratelli, ve lo dico in sincerità, con una gioia inesprimibile, non ve la posso raccontare. E mi ricordo che in quel periodo avevo le cuffie con dei cantici, con delle lodi, con degli inni che ascoltavo del continuo e mi mise le cuffie, lodavo il Signore. Mi ricordo che era già buio e mentre camminavo lodavo Dio, cantavo i cantici. E ringraziavo e glorificavo Gesù, avevo una grande gioia. E me ne andai da quel luogo glorificando Dio. Gloria al Signore, fratelli, il nostro Signore è grande e fa ancora oggi queste meraviglie. E giorno dopo giorno io vidi la provvidenza, la fedeltà, la gloria del nostro Dio in tanti aspetti, alleluia, della mia vita. Da quando Gesù arrivò e prese il controllo della mia vita. Amen? Perché il Signore vuole prendere il controllo della tua vita. Molte volte noi chiediamo,
domandiamo al Signore tante cose, ci aspettiamo da Lui che ci provveda, che ci dia tante cose che noi chiediamo, ma abbiamo lasciato il controllo della nostra vita a Lui? Hai lasciato il controllo della tua vita al Signore? Gesù Cristo, il Signore, sta controllando la tua vita, è Lui il padrone della tua vita? O ancora ti guidi da solo, ancora cammini nelle tue idee, nei tuoi progetti. Il Signore Gesù Cristo vuole controllare, amen? Vuole comandare, guidare, possedere la tua vita. E quando Lui è il tuo pastore, il nostro pastore, quando Lui è il pastore assoluto, la guida assoluta della nostra vita, nulla ci mancherà. Nulla ci mancherà. A volte le persone pretendono che Dio provveda, che Dio faccia miracoli, faccia questo, quest'altro, ma quelle persone non si vogliono arrendere a Gesù Cristo. La Bibbia dice: cercate prima di ogni cosa. È scritto nella parola del Signore. Cercate prima di ogni cosa il regno di Dio, la sua giustizia. E tutto il resto vi sarà sopraggiunto, fratelli. Lascia la tua vita nelle mani del Signore. Arrendi tutto te stesso al Signore, al nostro Dio, al nostro Salvatore Gesù Cristo. Arrendi tutto te stesso alla sua volontà, al suo dominio, al suo governo, alla sua guida. Lascia tutto. E allora la parola di Dio si realizzerà nella tua vita. Il Signore è il mio pastore. E nulla mi mancherà, come dice il Salmo 23, ma il Signore vuole che tu sia veramente una sua pecora. Se Lui è il pastore, tu devi essere una sua pecora. E essere una pecora del pastore, cioè una pecora del Signore, vuol dire che tu sei ubbidiente, tu sei mansueto, tu dipendi da Lui, perché una pecora è un animale ubbidiente, mansueto, che si sottomette, che dipende completamente dalle cure del pastore. E noi dobbiamo essere pecore di Gesù Cristo, figli ubbidienti, mansueti, umili, che lasciano tutto il controllo a Lui e che dipendono da Lui. Arrendi la tua vita a Gesù Cristo. Lui è degno di essere ubbidito con amore, con gioia, con gratitudine, con zelo. E tu vedrai la sua gloria. Tu vedrai la sua gloria. Che Dio ti benedica. Nel nome di Gesù, gloria al Signore. Amen. Amen. E amen.